Erist 31, individuate tipo velivolo? PWA 517, volete segnalare un UFO? Passo. Negativo, nessun rapporto. Buonasera e bentornati nel nostro canale, miei cari amici e amiche. Spero che stiate tutti bene. Voglio ringraziarvi ancora, ancora e ancora per tutto il sostegno che mi state dando, l'affetto che mi dimostrate ogni settimana e nei commenti davvero mi date coraggio. Grazie, grazie, grazie amici e amiche. Allora, voglio smentire una cosa riguardo che spesso mi viene fatta sta domanda: Davide, ma sempre in America sti filmati? Raga, ma io ogni settimana, avete visto quanti filmati vi mostro in vari posti del mondo? Cioè, quindi in America sì, è un po' più concentrato lì, ma non è solo in America, perché io stasera vi farò vedere altri video che sono stati fatti in Germania, Brasile, Inghilterra, Messico, Chicago, Norvegia, Cina, Francia, Stati Uniti d'America e Ohio, come si pronuncia, USA, vabbè. Comunque non è solo in America, ok? Quindi siamo pronti, siete pronti e partiamo con il primo filmato. Vai! Allora, primo filmato, siamo in Germania. Ok, guardate un po' questi due ragazzi cosa filmano nel cielo. Allora, guardate, sono tre sfere luminose, si nota. Ora, vorrei escludere delle lanterne, perché delle lanterne si muovono, poi non restano. Guardate, sembra fatta, hanno fatto una formazione, sembrano in formazione, sono fisse lì, non sono aeree ovviamente. Andiamo avanti, dai, andiamo in Brasile. Occhio, questo qui mi ha fatto grattare un po' la testa, perché questo qui è davvero strano come oggetto nel cielo. Che cos'è quello? Io non stupisco mai di meravigliarmi ogni volta che vedo sti filmati nuovi. E questo è stato ripreso da molte più persone, ci sono tanti filmati. Vabbè, non li ho messi perché sennò qua dovevamo parlare solo di questo. È stato un evento molto strano, è stato filmato da tante persone in Brasile. Andiamo avanti, andiamo in Inghilterra. Occhio, guardate. Guardate questo fenomeno, è molto bello. Sembrano due soli nel cielo, ma in realtà non lo sono. Ma oggi, dopo 200 anni, finalmente gli scienziati sono riusciti a dare una spiegazione scientifica al fenomeno, stabilendo che questo, rinominato luna del cacciatore, si ha quando la luce del sole entra in collisione con i cristalli di ghiaccio presenti nell'atmosfera a temperature bassissime. Parliamo del 25 sotto lo zero, con un sole più alto del 10 sopra l'orizzonte, e in queste condizioni particolari si ha come un gioco di specchi con i riflessi di un sole a fianco ad un altro. In pratica i cristalli di ghiaccio presenti in atmosfera agirebbero come dei prismi, deflettendo i raggi di luce che passano al loro interno. Riflettono in orizzontale alla luce del sole, facendo apparire un bagliore in un altro punto nel cielo, tutto qui. Quindi non sono alieni, non sono pianeti, è soltanto un riflesso, ok? Finalmente è stato chiarita sta cosa, finalmente. Però diciamo la verità, dai, è un bel fenomeno da vedere, specialmente dal vivo. Sarebbe molto bello, tipo come quando viene l'eclissi lunare, solare. Chi di voi vedrebbe una cosa del genere e non penserebbe subito a qualcosa di alieno, diciamo così? Vabbè, dai, andiamo avanti, dai, andiamo avanti, andiamo in... dove andiamo? Andiamo in Messico. Occhio. Che estranho, cara. Não é estrela, não. As estrelas nem aparecem aí. Grande demais, é tanto. Guardate, guardate.
non ha una forma discoidale questo oggetto. Rivediamo, andiamo un po' più a zoom. Zoomiamo un po'. Ecco, guardate, sembra fatto, sembra un... No, non si riesce a capire nemmeno che forma abbia questo oggetto. Forma di diamante, una forma di... Bah. Qui siamo sempre in Messico. E questo è un altro avvistamento. Ecco, guardate, guardate, guardate quel fenomeno. Stanno attaccando il peruano? La mia volante! Sì, oye, mira que hay caleta, weón, hermano, mira. Mira toda la weón como se mueve, weón. Incredibile davvero. Qui siamo sempre in Messico. Questo è un altro avvistamento ancora. Ecco, guardate, delle sfere luminose che passano. Non sono satelliti Star, mi raccomando. Sono di più, sono molti di più, sì. Rivediamo un po' più a, con un po' di zoom, guardiamo. Quest'anno davvero siamo. Andiamo avanti, andiamo a Chicago, Illinois. Guardate un po' cosa filma nel cielo. Occhio. Lui ha girato la camera, io l'ho rigirata. Ecco. Per farvi vedere, ma eccolo lì, guardate come va veloce quell'oggetto. Fa uno scatto velocissimo, però scompare dietro agli alberi. Non lo so. Andiamo avanti, vai. Andiamo in Norvegia. Occhio, guardate quelle due sfere, due o tre, quante ne sono? Due. Guardate come vanno insieme, guardate, sembrano davvero collegate tra loro, guardate, ma voi vedete le manovre che fanno, guardate, su, giù, tornano indietro, poi sono anche molto in alto, però non penso che sarebbero, sono droni, perché l'altezza, io non, a quanto può andare in alto un drone? Ma poi vedete la distanza, quando sono lontani. Guardate, sono molto in alto quegli oggetti, molto molto in alto. E poi spariscono tra le nuvole, eccolo, eccolo, eccolo un altro, guardate. Vabbè, andiamo avanti, dai, andiamo in... Cina. Guardate un po' questo fenomeno. Che cos'è quello? Che cos'è quello? Io non, io guarda. È una cosa strana, molto strana, non riesco a capire se è un avete visto? C'è una piccola sfera che gli fuoriesce da vicino, vicino, guardate, giù.
Vabbè, andiamo avanti, dai. Stato, siamo in Texas. Guardate questo fenomeno. Molto breve come filmato, ma intenso. Andiamo avanti, andiamo in Columbia. Occhio, guardate un po'. Che cos'è quello? È fermo, eh? Non si sta muovendo quegli oggetti. Bagno regalo. Cambia di colore. Ecco, rivediamo perché è molto bello questo filmato. È stato fermo lì per tanto tempo, questo oggetto. Io vi ripeto, li taglio i video perché alcuni sono molto lunghi e per non dilungarmi troppo con i filmati li tagliuzzo, quindi vi faccio vedere un po' il succo, diciamo del filmato. Molto interessante. Andiamo avanti, andiamo a Stati Uniti. Ecco, guardate un po' cosa c'è nel cielo. Oh my god! Che bel zoom che gli ha fatto, guardate! Molto bello quel filmato. Guardate un po' questo qui, sempre in America, Stati Uniti. Guardate quell'oggetto lì fermo, si muove a malapena, guardate sulla sinistra, cammina, si sta muovendo sempre più veloce, guardate. Andiamo un po' più in zoom, eccolo lì, guardate. Andiamo avanti, sempre in America, siamo sempre negli Stati Uniti. Occhio. What is happening? Bro, what is this? What is this? That's not real, there's no way. What is happening? Oh my god, oh my god. Why is it in a pyramid? Oh my god. What is that? What is that? What the hell? Oh no. It's gone now. Avete visto come si è. Quella è la luna, si nota, si capisce che è la luna, quella lì, al centro in alto. L'oggetto è quello là che è andato in basso. Guardate questo fenomeno, dai, chi di voi non lo avrebbe ripreso, un fenomeno del genere? Sembra davvero qualcosa lì in mezzo a quelle nuvole, o no?
Ma poi anche il colore, guardate, che colore è? Un blu quello. Ma incredibile. Andiamo avanti, un altro filmato sempre negli Stati Uniti d'America. Avete visto? Guardate. Occhio. Rivediamo. Guardate lo scatto che ha fatto. Pazzesco. Rivediamo ancora. Vanno a una velocità che noi ce la sogniamo. Incredibile. Pazzesco. Sempre negli Stati Uniti. Guardate un po' questa ragazza cosa filma. Andiamo un po' più in zoom. Occhio, guardate, mentre riprende l'aereo gli passa un oggetto nella camera. Eccolo là. Passiamo al rallentatore, rallenti. Avete visto i primi filmati come è passato in una velocità incredibile. Vabbè, dai, andiamo avanti. Qui siamo in Ohio. Spero di averlo pronunciato bene, se no questi mi mangiano. Sempre negli Stati Uniti. Occhio! Allora, tutti questi filmati che state vedendo sono tutti filmati nel 2023. Giugno, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Queste sono le date. Ecco, guardate, questo sta cercando di prendere una schiarita per filmarli meglio, no? Eccoli lì. E sono belli grandi, vedete la luce? Guardate già dalla luce che luce emanano quegli oggetti. Andiamo avanti, qui è, mi sembra viene un altro filmato nello stesso, sì, nell'Ohio, e questo qui riprende, guardate cosa riprende nel cielo, un altro oggetto strano, molto molto strano, e poi è scomparso, avete visto? Prima era lì e ora non c'è più. I just experienced a UFO. Wait. Bro, no fucking way. Vabbè, dai, andiamo avanti. Qui siamo sempre nell'Ohio, negli Stati Uniti. Guardate un po' questo fenomeno. Questo qua, questo filmato ha fatto il giro del mondo. Perché è un... Io non lo so se è reale questa cosa. Che dovrebbe farci... Non lo so. Che sono quei fasci di luce che vanno in alto nel cielo, che partono da terra, boh, non lo so, l'ho voluto mettere per farvi vedere, voglio un vostro parere. Andiamo avanti, andiamo in Francia. Occhio, qui siamo su un drone che sta facendo le riprese, questo drone. Occhio, guardate un po' cosa gli passa nell'obiettivo. Qui siamo a rallenti, occhio, guardate. È davvero velocissimo questo oggetto. Eccolo lì. Ma siamo dovuti andare a rallenti per vederlo un po', perché la velocità in cui va non è seguibile a occhio. Quindi guardate, qui siamo a rallentatore, molto molto a rallentatore, guardate. Troppo, guarda, quando vanno così veloci, come fai a metterli a fuoco? È impossibile, la camera non riesce a rilevare e a mettere pixel, vabbè, un casino. Quindi andiamo avanti, qui siamo sempre negli Stati Uniti d'America. Occhio, guardate quest'altro. Those are aliens. Those are aliens that come in the same area. The same area. Look at that.
is, those are aliens coming down here, y'all. Look, it's coming down the same direction. Oh, it's breaking up. Oh, it's 6, it's 8, it's 9. Oh, shit. Oh, shit, look at that. Oh, look, look at that, they stop. They stop, look at that shit. Those are aliens. Ne era uno, adesso ne sono cinque. Uno è scomparso, il numero 4. A me tipo che può venire sono dei paracadutisti. Però non lo so, credo, è un mio parere. Ma poi possono stare lì fermi nel cielo. I paracadutisti non scendono verso il basso, guardate come si scende. They're coming to Earth! Oh, they're coming faster! Riesco a girare in fondo e ci credono che la luce è di... non lo so. Andiamo avanti, andiamo avanti. Sempre negli Stati Uniti d'America. Occhio, guardate questo filmato pure molto interessante. Guardatelo. Eccolo, adesso si ferma. E poi va in alto, poi gira a destra, giù. Guardate l'evoluzione. Questo è il movimento intelligente che io parlo a volte. Quando dico, quando vediamo un oggetto, vogliamo definirlo come alieno, questo oggetto deve fare delle evoluzioni che a noi sconosciute, che i nostri oggetti non riescono a fare. Ecco, guardate, si ferma, va in alto, poi quando fanno quegli scatti velocissimi, e lì, allora lì siamo a cavallo, diciamo così. Ecco, vedete, quello è lo scatto che fa, che va via. Avete visto? Andiamo avanti, un altro filmato, ultimo, mi sembra ultimo filmato, sì. Ecco qua, guardate un po' tra le nuvole lì cosa c'è, cosa ha ripreso. Bello, 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 filmati incredibili. Eccoci giunti alla fine del video anche questa sera, miei cari amici e amiche. Spero che vi sia piaciuto il video. Avete trovato interessante questi filmati? Ditemelo nei commenti, mi raccomando, quali di questi vi ha più colpito, ok? Mi raccomando, condividetemi il video da poterlo far vedere a molte più persone e così mi aiutate anche a crescere, ok? Tu che non sei ancora iscritto al mio canale, cosa aspetti a iscriverti e accendere la campanellina? Così vi arriva la notifica quando io pubblico un video. A parte che io i video li pubblico sempre il venerdì sera, quelli che mi seguono già sanno di cosa parlo. Vabbè, ok, dai, io cosa dire, ci vediamo la prossima settimana con un altro nuovo video. Vediamo un po' cosa riesco a mettere insieme, ok? Mi raccomando, la cosa più importante che vi dico sempre, occhi al cielo. Ciao.